si dice, no? E almeno non subito, no? Tu, prima le lodi e poi i dettagli. 20 anni, appena lasciati alle spalle. 30 oltrepassati. Voi soffermatevi sullo sguardo pensoso di una ragazza che non si trastulla più con i fiocchi e i sogni vanitosi paragonati. La forca di cipolla a te! A te, la forca vecchio infame che fanno vedersi penzolare! E questo è il diavolo che gli esce dal cervello. Cosa sai da ricchiare, bestia? Non mi avete fatto male, Maria. Ho fatto bene. Così ti impara a venirmi indietro. Che ci facevi già di? Aspettavo vostro figlio. E mi ha dato l'ordine di aspettarlo. Figlio? Quale figlio? Io non ho figli. Io ho pulci, zecche. Ma senti la sfrontatezza, il piglio della risposta! La nostra figlia voleva solo farvi osservare che un matrimonio sottintende una scelta che può determinare la felicità o l'infelicità di una vita intera. Pertanto bisogna meditare bene, riflettere. Valerio, senza dote! Certo, cosa ribattere? La convenienza è acclarata. Anche se uno potrebbe portare esempi di padri meno interessati al denaro, più disponibili a considerare la felicità di una figlia, pensando che quella felicità è un obbligo naturale. Che poi verrà in seguito ampiamente ripagato da un'amorevole assistenza su questa terra, seguita poi da una ricompensa superiore. Valerio, hai studiato dai preti e questo si sente. E ti giustifica, ma qui non si tratta di ingannare la ragione con la disquisizione. Senza dote, ti è chiaro? Certo, sì, sono d'accordo con voi. Oh. È vero, è verissimo. So dove nasconde i candelabri. Almeno per la soddisfazione di rubarti qualcosa! Ma c'è! Eccolo che tu! Una figlia deve sempre obbedire al padre, doppiamente quando questi offre un marito che si propone di sposarla senza dote. Insomma, la proposta vale bellezza, gioventù, onora. Insomma, signorina, il cerchio si chiude sul sigillo della convenienza. Questo è parlare. Perdonate, signore, se mi sono permesso di parlare a vostra figlia con tanta franchezza. No, permesso accordato, può indottrinarla quando ti pare e piace. Intesi, signorina? Dove vai? E credo che farei bene a seguirla per continuare la lezione. Ma certo, mai abbandonare le redini quando uno trova il galoppo giusto. Vai, galoppa! Con permesso. Signorina, vorrei aggiungere alcune considerazioni in merito alle convenienze. Si direbbe che molto si riassume lì dentro. Molto? Il mondo si è formato intorno alle convenienze, caro il mio Valerio. Il mondo...